Buonasera, buonasera e benvenuti al venerdì di Sport e Incontri. Questa è un po' la settimana, stiamo proprio nella notizia a 360 gradi, perché parliamo di atletica leggera e mentre sono in corso a Doha i campionati del mondo appunto di atletica leggera. I nostri colori azzurri si stanno comunque muovendo, purtroppo per noi questa specialità a livello nazionale da un po' di tempo, a cui mancano i veri protagonisti, o comunque qualcuno comunque ne abbiamo, e speriamo che questo nel tempo vada a migliorare. Devo dire, non per piaggeria o per partigianeria, che l'Umbria, grazie anche alle ragazze che poi vi presenterò, ma anche al settore maschile, l'Umbria invece ottiene dei buonissimi risultati. E quindi questo, diciamo, non dico che è in controtendenza, ma lascia ben sperare anche per il futuro del nostro sport a livello regionale. Allora, io intanto vi presento i nostri ospiti. Prima però vi ricordo che Sport e Incontri va in onda tutti i giorni, sì, sul canale 11, dal lunedì al venerdì, dalle 23 alle 24, e poi va in replica il giorno successivo alle 13.30 sul canale 111, che è il secondo canale di Teleradio Gubbio, poi ritorna però alle 18.20 sul canale 11, quindi siamo presenti 24 ore su 24. Collegandovi con il sito www.trgmedia.it potete vedere anche la trasmissione in streaming, e sempre con lo stesso indirizzo, anche a distanza di giorni, potete rivedere la trasmissione cliccando su Sport e Incontri, vedete il titolo della trasmissione, la data, e potete rivedervi. Funziona la pagina Facebook, questo è importante, speriamo che ci siano sempre più contatti, dove potete vedere il programma già dall'inizio della settimana, e quindi magari potete scegliere anche di vedere qualche trasmissione che interessa lo sport, perché noi di questo parliamo, anche se lo decliniamo a diversi livelli, perché abbiamo scoperto, credo che oramai l'abbiano scoperto tutti, che lo sport non è solo agonismo ma è tante altre cose. Allora, partiamo con Luigi Esposito, che è il tecnico dell'Arcs Cus Perugia, che con il settore femminile ovviamente con le ragazze, poi lo vediamo, hanno vinto la fase B dei campionati italiani allieve a Roma, con invece le più grandi sono, se non erro, nella serie oro, quindi sono tra le prime 12 squadre d'Italia, e abbiamo anche lì delle ragazze molto molto interessanti. Vito Medi è una figura storica dello sport umbro, lui chiaramente nell'atletica leggera, è colui che ha fatto il consigliere nazionale dell'atletica, credo che sia stato l'unico in Umbria a fare il consigliere nazionale, poi da presidente regionale ha voluto instaurare, creare una formazione femminile che raccogliesse il meglio delle atlete umbre, gli è riuscito, e appunto poi parleremo anche di questo. Allora, Michela Bonifazzi, che a Roma ha corso i 2000 siepi, tra l'altro vincendo. Poi vicino a lei Erika Cerami, record regionale degli 80 piani, è veloce, l'abbiamo vista, l'abbiamo anche ripresa quest'estate a Bastia e credo anche a Orvieto. Poi ripartiamo qui da dietro, Elena Lunia, giusto? Luneia, anche lei è una velocista, poi ce lo spiega bene. Alessia Tomarelli, lancio del disco. Elena Befani, salto con l'asta, lei argento a Roma. E Cecilia Castellani degli 800 metri, poi chiaramente ci diranno le loro performance, le loro prestazioni. Allora, adesso diamo un attimo la parola ai nostri amici gli Sport Incontri, che sarebbero i nostri sponsor, e poi torniamo in studio e cominciamo a parlare dell'Arcs Cus Perugia allieve femminile.
Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino, immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Allora, io partirei subito con il tecnico, con Luigi Esposito. Luigi, sono anni per voi di successi, bisogna dirlo, con il settore femminile siete tra i più forti d'Italia, prima con le ragazze più grandi, adesso con le allieve.
Tra l'altro, voglio precisare, loro hanno partecipato alla finale B, hanno vinto anche, credo, in maniera netta. Sono stati sfortunati perché potevano partecipare alla fase A, solo che nel momento topico ci sono mancati alcuni atleti. Prego. Sì, i successi di quest'anno sono il coronamento di un progetto che è partito da lontano. È dal 2011 che è nato l'Arx Cus Perugia, cioè la fusione tra queste due realtà importanti dell'Atletica Umbria, il Cus Perugia, storica società cittadina, e l'Arx di Strozza Capponi. Dal 2011 è stata creata appunto questo progetto che riunisce le più brave atlete dell'Umbria e soprattutto vengono messe in condizione di potersi allenare, di praticare questo sport ai massimi livelli e soprattutto di gareggiare anche in ambito nazionale con una squadra competitiva. E proprio quest'anno, dicevo, i successi sono stati veramente massivi. Con la squadra assoluta femminile appunto abbiamo ottenuto la promozione in Serie A Oro, quindi come lei accennava precedentemente l'anno prossimo parteciperemo alla Serie A con le prime 12 società d'Italia, e per una realtà come l'Umbria, come Perugia, è già un grandissimo successo. E anche a livello allieve le ragazze ci hanno riempito di soddisfazione. Domenica abbiamo dominato questa finale di Serie B con tanti successi. Basta pensare che dopo la prima giornata il peggior risultato era un terzo posto in un lotto di 12 atleti partecipanti per ogni specialità. Noi oggi qui abbiamo tante specialiste dei salti, della velocità, del mezzofondo. In tutte le gare molte delle ragazze si sono piazzate al primo, al secondo, al terzo posto, quindi il dominio è stato veramente netto e soprattutto queste ragazze saranno il futuro dell'atletica, quindi l'atletica tutta è in crescita, sta lavorando molto bene il comitato regionale presieduto dal presidente Carlo Moscatelli, quindi anche a livello giovanile c'è tanto fervore, tante realtà anche nei piccoli centri, non solo a Perugia. Purtroppo ci dobbiamo un po' barcamenare per la mancanza storica di strutture, però ecco, queste ragazze ci danno soddisfazione perché quest'anno intanto abbiamo vinto questo importante campionato, l'anno prossimo a seguire ci riproveremo con le allieve, ma molti di loro passeranno alla categoria assoluta e saranno il nostro sostegno, le nostre colonne per la squadra assolutamente grande. Poi quando andremo a conoscere le ragazze, Luigi ci dirà anche le ragazze che sono assenti. Allora Vito Medi, dicevo, consigliere nazionale, l'unico consigliere nazionale nella storia umbra dell'atletica leggera, poi lui chiaramente con il CUS è stato all'interno del CUS e ancora sei all'interno del CUS. 50 anni di CUS Perugia, e il microfono vicino, sì Vito. Poi presidente, durante la tua presidenza regionale hai avuto questa bella idea e adesso... il fatto di unire le migliori forze umbre femminili, forse sarebbe anche piano piano anche nel maschile, forse farlo non sarebbe un errore, e quindi da qui la nascita anche di importanti risultati. Questo è un progetto che è partito soprattutto perché, essendo una regione piccola, se no c'era dispersione degli atleti che andavano fuori regione e non si migliorava mai la regione, non faceva il salto di qualità. Invece con questo progetto piano piano abbiamo coinvolto quasi tutte le società, prima nel femminile, ma anche adesso c'è a livello giovanile anche nel maschile, e poi anche in quello assoluto ci sono tre realtà in Umbria: l'Arcus Perugia per le donne, e il Winner Foligno per gli allievi, che hanno vinto anche loro la finale B, e poi Orvieto, la Libertas Orvieto per la squadra grandi che fa la B maschile. È una cosa importante a dire che in una regione come la nostra ci abbiamo la squadra, adesso al di fuori della squadra giovanile che è tutta umbra, ma anche la squadra femminile con questo progetto è rimaste soltanto due atlete, ci abbiamo di fuori regione, una è adottata perché sta a Roma, è con noi da tanti anni, e un'altra che è la vice campionessa italiana di lancio del peso, che con noi si è rilanciata e ha fatto questo grosso risultato ai campionati italiani, oltre che è sesta sul disco. Ossia sono tutte atlete della regione, siamo riusciti a riportare delle atlete da fuori regione in regione, che questo è il progetto, ossia non creare la dispersione del materiale umano che abbiamo, che è di qualità, anche se siamo una regione piccolissima.
ossia una società, tutti si meraviglio che una società come il Arcus Perugia, ossia dell'Umbria, faccia la finale oro già per la seconda volta. L'argento l'abbiamo fatta tanti anni, facciamo loro, e questo è importante. Ah, una cosa, vorrei ringraziare tutte le società che collaborano con noi, la Wiener Foligno, Todi, Orvieto, Castello, ossia Bastia, Spoleto. Diciamo che Carlo Moscatelli, l'attuale presidente, come diceva prima, della Federazione Umbra, ha raccolto un po' anche il tuo progetto, no? Come diceva prima anche Luigi Esposito, si è creata in questa regione ormai una sinergia che anche secondo me nello sport deve crearsi. Ci deve stare il dualismo, ci deve stare la competizione, però specialmente nel sport come l'atletica leggera, il fatto di unire le forze spesso è stimolante. È una soddisfazione soprattutto per l'atleta, poi, al di tutto, perché avere uno stimolo li invoglia più allenarsi, se no questi si allenano e dopo non hanno la possibilità di confrontarsi con fuori regione, con altri atleti, e questo è importantissimo. Una cosa che non ha detto prima lui, abbiamo raggiunto il top, e penso che non raggiungeremo più, spero di sì, dei risultati, perché siamo anche finalisti della Coppa Italia, mai successo, siamo la nona società e siamo la sesta tolti militari, perciò questo è dato dai risultati dei campionati italiani, che è fatto dal punteggio dei risultati che fa i campionati italiani, perciò vuol dire che anche a livello assoluto c'è stato un miglioramento notevole rispetto agli altri anni, e questo è importante. Soprattutto è importante per loro, perché hanno dei punti di riferimento e vedono gli ostacoli. Da un ostacolista siamo passati a tre ostacoliste, adesso faccio un esempio. Certo, no, è vero, è verissimo quello che dice Vito. Noi tra l'altro cerchiamo di dare spazio all'atletica, che ancora c'è un po' di ritrosia da parte delle società a venire, cioè nel senso che vorremmo coinvolgere, e questo è importante anche per voi, coinvolgere le ragazze o i ragazzi, chiaramente, insomma, di coinvolgerli anche nelle nostre trasmissioni, perché lo facciamo appunto, e speriamo di dare una piccola mano, ma far conoscere anche al grande pubblico, perché l'atletica è la regina degli sport, però ha dei grossi freni sul piano proprio della comunicazione, insomma. Io ho visto, dovrei fare una critica a un'altra televisione che adesso trasmette i campionati del mondo, ma non si può domenica iniziare dopo magari mandano le registrate, ma iniziare alle 20:30, alle 21, è vero, una gara anche di motocross, di volley, ma campionato del mondo in quel momento era più importante. Volevo dirlo perché siamo tutti utenti di quella televisione e paghiamo il canone. Una parentesi che ho aperto io, ma siccome sono appassionato anch'io, volevo vedere l'atletica, è iniziata verso le 9, mi pare. Lì hanno iniziato verso le 3:30. Vabbè, chiuso l'inciso, passiamo invece alle protagoniste. Allora, mi guarda con tono un po' dimesso Michele Bonifazi, ma Michele è forte. Diamo il microfono anche a Luigi, così ci descrive anche Michele. Allora, Michela, numero uno nei 2006, hai vinto. Sì. Ecco. È stata una gara un po' combattuta, visto che avevo avuto un problema 2 settimane fa per una storta al piede. Però sono arrivata alla gara decisa e avevo voglia di vincere, così ci ho creduto fino in fondo ed è andata bene. Certo. Allora Luigi, facci un po' una scheda di questa ragazza. Sono tutte ragazze che hanno 14-15 anni, quanti anni hanno più o meno? Michela del 2002 ha 17 anni, ma c'è da dire 17. Che Michela... Michela, perché poi il prossimo anno passa, allora. Sì, Michela è una ragazza che non si tira indietro, appunto, nonostante il problema fisico è riuscita addirittura a vincere. È una ragazza che si spende sempre per la squadra, non è la prima volta, perché l'abbiamo addirittura, notando questa sua qualità, l'abbiamo fatta esordire in prima squadra già l'anno scorso alla finale argento in modo improvviso e ha ben figurato. È una ragazza che si allena quotidianamente, che ha le idee chiare e soprattutto ama questa specialità, e sono sicuro che già, ne parlavamo anche prima, l'anno prossimo farà grandi risultati da juniores. Che tempo hai adesso? Adesso 7:38 e 84.
Vabbè, una media di 3,50 a chilometro. 3,50 a chilometro. Beh, non è male, no? Per una ragazza che... che può sicuramente salire. Sì, una ragazza che tutte queste ragazze, devo dire che questi risultati soprattutto sono il frutto del lavoro che fanno anche nelle loro rispettive sedi con i loro propri tecnici, Michela, nel caso di Michela con Fabio Pantalla e gli altri tecnici. Veramente la forza di questa, della nostra società dell'Arx Ecus Perugia, è appunto la professionalità e la preparazione dei tecnici che abbiamo dislocati un po' in tutta la regione. Da Spoleto, dove tanti risultati ci ha riservato con Giacomo Befani, a Foligno, dove ci sono tanti tecnici come Pantalla, Palini, l'allenatore dei Lanci che sta tirando fuori tanti atlete, per passare poi a Città di Castello con il professor Nicola Mancini, a Todi Matteo Natili, già fiduciario regionale, a Orvieto. Quindi i risultati che noi raccogliamo sono un qualcosa di complesso che la società cura nei particolari, ma vengono fuori per tante tante forze, tra cui soprattutto la professionalità dei tecnici e l'impegno che queste ragazze ci mettono in questo sport. Di varie società, è bello che poi queste ragazze vengano messe insieme, perché è una grande esperienza anche quella di stare insieme, Michela. Ecco, pensavi alla vittoria comunque? Sì, poi c'è molto affetto tra di noi, tra compagni di squadra e questi CDS, insomma era un po' una gara che aspettavo da tutto l'anno, perché cioè, è una cosa che dà valore alla squadra, poi non si pensa solo a se stessi, cioè io penso voglio vincere perché voglio dare punteggio alla squadra, ma soprattutto penso appena finisco la mia gara o prima di riscaldarmi vado a dare il mio sostegno alle altre, così loro possono dare il meglio questo di loro. Questo grande spirito di squadra, no? Sì. Questa è una grande cosa. Allora Erika Cerami, primatista, mi dicevi, negli 80 piani, primatista regionale. Erika comunque ragazza che viaggia. Erika ha il primo anno di categoria, quindi l'anno prossimo sarà la nostra titolare sulla velocità. Sulla velocità. Ci riserverà grandi cose, così come ha fatto già l'anno scorso da cadetta. Lei proviene dall'Arx Strozza Capponi, l'alleno io personalmente. Quest'anno al primo anno allieva, già ha fatto tempi importanti sui 100, l'anno prossimo 100 e 200 ci darà grande soddisfazione, penso. Sì. Ha una grande grinta, una grande determinazione Erika. Allora, intanto raccontaci la trasferta di Roma. È stata una trasferta molto bella, sia soprattutto come spirito di squadra, come diceva Michele, è stata una cosa molto bella, con molto sostegno tra di noi. E è stata una gara, cioè è stata una trasferta dove sono stata impegnata sulla staffetta e sul salto in lungo, comunque non è una mia gara, però la staffetta comunque è stata un bel secondo posto. Secondi con la staffetta. Sì, secondo posto, però ci siamo divertite comunque. Ci siete divertite insieme, no? Avete fatto un po' di balloria magari quei due o tre giorni. Anche l'occasione appunto per cimentare i rapporti, questo è, credo che sia, no Luigi, uno degli aspetti. Sì, sono un gruppo molto unito, no, devo dire che ci hanno messa molta serietà, la sera precedente la gara, certo. Hanno affrontato l'impegno con la dovuta dovizia. Erika, quant'è il tuo tempo sugli 80? 10:15. L'hai fatta a Bastia, mi pare? Sì. Ecco, l'abbiamo... Difatti ripreso quel 10:15 di Erika, e chiaramente oramai non sui 100 10:15, perché altrimenti sarebbe una cosa, però insomma è una ragazza che può scendere davvero. Anche già sui 100 ha fatto un ottimo tempo di 12:53 quest'anno, 12:62, ci aspettiamo sotto 12:40, sotto i 12, dai. Sotto i 12, magari. Come no, certo, anche perché appunto l'età gioca a loro favore, no? Certo. Allora adesso andiamo dietro con Elena Luneia, anche tu velocista. Allora, velocista che quale specialità in particolare? 400. Come è andata a Roma? Ho partecipato alla staffetta 4x400 e è stata una bella esperienza, perché al di là della gara in sé, che comunque è stata veramente bella, perché mi sono divertita e
comunque siamo andate bene, siamo arrivate terze e in generale è stato veramente bello assistere a tutte le gare della squadra e fare il tifo e insomma ecco. Elena con chi si allena? Elena si allena a Todi insieme a un'altra velocista con il professor Matteo Natili, ma devo dire che domenica è stata protagonista di una rimonta straordinaria, sì. Mi ha stupito, io ho preso un 400 in un minuto netto, ha fatto il suo record personale in staffetta, ha fatto, c'aveva lo stimolo delle avversarie davanti, visto come ci tiene per, di riuscire bene per la squadra, ha fatto una grandissima gara e abbiamo apprezzato tutti quanti, l'abbiamo tutti applaudita dagli spalti. Allora Elena, come hai iniziato l'atletica? Ho iniziato perché io sono di San Terenziano e quindi ho iniziato a fare qualche lezione perché era nato questo progetto nuovo e che prima non c'era e quindi un gruppo di ragazze siamo andate a provare questo sport e subito ci siamo appassionate e poi con gli anni siamo passate a Todi, allenarci sempre di più e poi ecco. Sei l'unica atleta di atletica leggera di San Terenziano? No, c'è anche un'altra, sì. Sì, quindi c'è stato il contagio, una bella cosa. Adesso Alessia Tomarelli, disco. Allora, come intanto il risultato? Il risultato è stata una bella gara, è andata bene e non ho raggiunto il personale, però comunque sia non è molto distante, di personale c'ho 29,67. Mentre alla gara ho fatto poco meno di 27, quindi è andata abbastanza bene. E è stata una delle mie prime trasferte, quindi mi sono anche divertita, certo, mi sono unita certo. Più col gruppo, siamo state bene. Come è iniziata per te il mondo della tecnica? In realtà mi è stata consigliata tante volte dai vari allenatori e alla fine a Bastia ho deciso di provare e da lì mi sono appassionata. Tu sei con l'Athlon? Io sono con l'Athlon. Cioè, si allena con Alessia c'ha grandi margini perché c'ha un grandissimo allenatore, il professor Claudio Lazzari. La segue, che è il nostro tecnico ormai da quando è nato questo progetto collabora tantissimo con noi e la prestazione di Alessia ha portato importanti punti domenica con il suo sesto posto, però nel campionato di società è importante la prestazione di ognuna delle ragazze, quindi anche Alessia è stata determinante per la classifica finale. Certamente, e, vabbè, quindi tu ti alleni a Bastia, poi però chiaramente quando vieni convocata di questa che la possiamo definire un po' la nazionale umbra, no? C'è anche Capannica, una buona squadra allieve mi pare, no? Sì. Sono stati allieve. Era presente anche alla finale, ha ottenuto un buon sesto posto a squadre. Sesto posto, poi lì con il nostro amico Mencaroni ne parleremo, anche perché appunto noi seguiamo e seguiremo l'atletica leggera anche durante tutto il corso dell'anno, insomma, anche se adesso forse magari in inverno è anche meglio, che riusciamo a trovare più disponibilità forse da parte delle ragazze. Allora, figlia d'arte, il padre qualche anno fa saltava 5,40 nell'asta, lei per il momento è arrivata seconda a Roma con 3,40. Elena Befani, tu ti alleni a Spoleto? Sì, mi alleno a Spoleto, appunto papà mi allena e sabato ho fatto anche l'alto. E l'alto come era andato? È andato bene, sono arrivata quarta. Quarta, ecco. Ma cioè, l'ho fatto diciamo per coprire la gara, perché non avevamo nessun atleta che faceva l'alto. Però comunque ho fatto 1,45 che è il mio personale. E niente, l'asta è andata molto bene. 3,40 non è un bel risultato. Sì. È un ottimo risultato e anche Elena è stata protagonista anche alla finale argento con la promozione in oro, oltre che domenica ha ottenuto questo ottimo secondo posto. Una... è giovanissima, 2003 mi pare anche lei, 2003, ma 2003. Come dicevo siamo molto contenti con Vito e con Bruno Ricci, l'altro dirigente che ha creduto molto in questo progetto. Sì, è vero. Con Vito e con Bruno Ricci siamo contenti che ci sono queste nuove leve giovanissime e il nostro intento è appunto di
portarle in prima squadra e di fargli fare esperienze significative nel campo dell'atletica. Certo. E poi infatti farle crescere potendo raggiungere i massimi traguardi. Quest'anno abbiamo avuto anche un'altra ragazza 2003 che ha vinto il campionato italiano sui 1500 metri indoor e domenica appunto ha vinto sia i 1500 che i 3000, che è Melissa si tratta di Melissa Fracassini, allenata abbiamo dal papà Francesco. Ospite, speravamo che venisse questa sera e purtroppo non è potuta venire. Ma tornando ad Elena, sembra che con l'ottimo allenatore che c'ha, che è uno dei migliori in Italia sul salto con l'asta, con tanti titoli italiani, avrà sicuramente modo di crescere nei risultati in questo sport. È un vantaggio o uno svantaggio allenarsi con il proprio padre? Diciamo che... Durante la giornata, durante l'allenamento, com'è il rapporto? Beh, è difficile perché devi distinguere il padre dall'allenatore, ma è molto complicato. E quindi a volte si litiga spesso, però qualcosa. Con il padre è più facile litigare. Però mi pare che dai risultati queste litigate portano bene. Adesso a Cecilia Castellani. Mezzo fondista, 800 metri, Cecilia diciamo è la tappa più corta del mezzo fondo, gli 800 metri, no? Siamo ancora sulla velocità, vedendo gli 800 mondiali sembra che corrono i 200, insomma. Oramai questa atletica, comunque bisogna dire che ha fatto dei passi incredibili, adesso tutte le atlete che abbiamo visto al mondiale, gli atleti, c'è una competizione alta. La competizione è alta anche in Umbria. In Umbria ci sono tante brave ottocentiste. Cecilia è una di queste, è molto giovane, probabilmente raggiungerà e supererà i risultati delle altre, perché così giovane ha già fatto i campionati italiani allievi, mi pare. E è stata anche lei artefice del risultato nella 4x400, oltre che nella sua gara individuale degli 800 metri. Che... Come è andato gli 800? Allora, innanzitutto sono arrivata quarta, però sapevo che avevo delle avversarie, una abbastanza tosta e un'altra comunque mi stava abbastanza vicino. Io ho provato a fare la mia gara, però comunque diciamo che è mancato quel finale su cui ci sto lavorando da un po' di mesi, però comunque diciamo che alla fine l'importante è che ci ho provato e che... Certo, il tempo com'è andato? Il tempo diciamo che è un po' lontano dal mio personale, ho fatto 2:22 questa domenica a Roma e il mio personale invece è di 2:19:87 centesimi. Comunque diceva appunto Luigi, l'importante nelle gare a squadra è portare punti, voi li avete portati parecchi, ogni ragazza ha portato dei punti importanti davvero. Sì, anche Cecilia è stata determinante. Per quanto riguarda la gara individuale che lei ha fatto, devo dire che lei ha condotto la gara per tre quarti di gara, però in un campionato di società il mezzofondo molto spesso si risolve in volate, una gara tattica, e quindi è stata superata solo alla fine. Se no, però la gara l'ha fatta lei in tutta la prima parte fino a buona... Che ti serve magari per le prossime, sì, quando si parla di mezzofondo, specialmente nelle gare a squadre così la tattica diventa importante. Sì, sono sicura che questa gara mi servirà molto da insegnamento per le gare future appunto. Tu ti alleni? Io mi alleno a Foligno. A Foligno? Sì. E sei arrivata all'atletica? Come ci sei arrivata? Allora, io diciamo fin da piccola ho sempre amato l'atletica, correre, però... non è stato il mio primo sport, da 5 anni ho praticato, da quando avevo 5 anni ho praticato artistica e poi dalla prima media ho deciso di passare all'atletica perché appunto ho capito che era lo sport che mi piaceva di più fare
e quindi adesso appunto dalla prima media ho iniziato ad allenarmi per l'atletica. Ora ti alleni regolarmente, quasi sì, tutti i giorni? Sì, 5 volte a settimana come minimo. Vabbè, insomma, ci siamo. Davvero un bel gruppo di ragazze, chiaramente quante erano in tutte le ragazze? Le ragazze, le gare erano 20, quindi erano circa 15 ragazze, perché alcune hanno fatto due gare, no? Gara, no? Sì, le ragazze erano 20, purtroppo questa sera non sono potute venire tutte. Vabbè, ma le salutiamo tutte quante. Sì, vi impegnate adesso, anche Vito si impegna a portarle tutte una sera? Soprattutto quelle grandi a portare. Una volta tocca riportare quelle che non sono piazzate bene nei campionati italiani, è piacere, certo, se riesco a portarle. Vabbè, ragioneremo su, ci ragioniamo con tempo. Magari sì, con il tempo riusciremo a organizzarla, magari anche lì presso l'Arx. Anche perché può darsi, se c'è il piacere, visto che facciamo sempre la festa di fine anno, chiamiamo il pranzo, prima di Natale, adesso dopo Natale lo facciamo spesso, prendere occasione, lì ci sono di quasi tutte le atlete. Va bene, così in quell'occasione vedremo di parlare con tutti, di farvele conoscere più da vicino. Loro lo fanno attraverso le loro gare, i risultati che portano. Pochi istanti con i nostri amici sponsor e poi torniamo qui a parlare della squadra allievi dell'Arx Cus Perugia. Azienda agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, le migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756. www.aziendaagricolapioppi.it. Contribuire al successo targato Made in Italy. Attingere dal nostro saper-fare artigiano è la nostra prerogativa principale. Dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza capi in cashmere prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato. Una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547, Foligno, Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola. Un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti.
Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre, nelle sue ampie sale, servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda, a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi, anche per un pasto veloce e un buon aperitivo, oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con Lotto e Super Enalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Bene, torniamo a parlare di atletica leggera. Allora, Luigi Esposito con due squadre. La squadra assoluta, che è nella Serie Oro, parliamo di femminile, Serie Oro, quindi la massima espressione dell'atletica a livello della squadra e a livello nazionale, e con queste balde giovincelle che si sono imposte anche in maniera agevole nella finale, chiamiamola la finale B dei campionati italiani allieve. Ricordiamo che in un certo momento, se avevi la Fracassini presente, avreste fatto la finale del primo gruppo, insomma, la finale. Sì, domenica queste ragazze così sono in modo entusiasmante, hanno vinto la finale B, però purtroppo nella fase di qualificazione, nei mesi di maggio e giugno, ci avevamo due atlete importanti, Melissa Fracassini e Maria Giulia Mollari, infortunati. Bastava solamente che una di loro avesse fatto una gara che, sommata ai risultati di tutte le altre, avremmo fatto la finale A. Vito Medi mi diceva prima che, raffrontando i risultati con la finale A, saremmo arrivati a metà classifica delle prime 12 società d'Italia, quindi tra il sesto e il settimo posto, e questo ne parliamo. Però va bene così, abbiamo fatto la finale B con le allieve e l'abbiamo vinta. Molte di queste ragazze saranno allieve ancora l'anno prossimo, altre passeranno nella squadra assoluta, ma voglio ricordare anche che a livello individuale queste ragazze quest'anno abbiamo portato ben 10 atlete a campionati italiani assoluti a Bressanone, dove 9 su 10 hanno colto punti, che vuol dire piazzarsi nei primi 12 d'Italia nelle rispettive specialità, e quindi questo ci ha consentito di ottenere una classifica di Coppa Italia del nono posto, sesti tra le società non militari, e di ottenere anche una classifica di qualità della nostra società a livello nazionale. Poi a campionati italiani allieve, molte di loro già ci sono state ad Agropoli nel mese di giugno, e campionati italiani junior e promesse sono andati anche molto bene, a Rieti si sono svolti. Ricordo su tutti Nadine Santificetur, sempre allenata da professor Lazzari, che ha fatto un grandissimo salto di qualità quest'anno ed è ancora nella categoria promesse, così come tante altre, le colonne portanti della nostra società, a cominciare dalla capitana Gloria Guerrini, che è stata fondamentale nella finale di Imola, la finale argento che ci ha poi consentito di essere promossi in oro. Gloria Guerrini insieme a tutte le altre ragazze, Elena Ricci e... La Guerrini ha avuto più audience sulla Rai di tutte le ottocentiste, perché ha perso per una posizione strana la finale, è arrivata nona, e ha ripetuto allo speaker della Rai, non mi ricordo chi era, della Gloria Guerrini. Poi già ha avuto varie riprese Rai, lanciatrici, saltatrici con l'Astra Lazzari, anche un'immagine all'esterno dell'Arcus Perugia
che prima non avevamo avuto fino a questo livello. Tanto più alto salza il livello, più c'è il ritorno d'immagine della società. Oh, quindi dicevi l'Arcsus Perugia è tra le prime d'Italia come sì, società. Come società sì, perché avendo fatto Coppa Italia al nono e assoluto il 12, tra le prime 12 l'altro anno, è un risultato mai ottenuto neanche dalle maschili che ho diretto negli anni da gioventù, che siamo arrivati tra le finali e dodicesimi, solo in finale e dodicesimi con i maschi. Una volta siamo riusciti ad arrivare. Diciamo, ci manca una ragazza che vada soprattutto sia una preolimpica o i mondiali. Quella sarebbe la più grossa soddisfazione per un dirigente, penso, nella sua carriera. Luigi. A tecnico ancora di più poi. Luigi, ci sarà forse tra queste ragazze, no? Ce l'auguriamo che anche più di una. Questo ci auguriamo, già alcune ragazze della nostra società hanno vestito la maglia azzurra, tra cui Alessandra Lazzari, anche quest'anno protagonista dei campionati italiani assoluti. Alessandra Lazzari quarta, mi pare, no? Quarta agli assoluti, l'anno scorso seconda. Poi abbiamo avuto ultimamente Costanza Martinetti, Giulia Francario, certo, e tante altre atlete che hanno fatto i campionati europei. Giulia Francario quest'anno le conosci bene, insomma. Sì, le ho cresciute praticamente da quando c'erano 10 anni. E quindi quest'anno ha rischiato la nazionale, cioè per 6 centimetri diciamo, ha perso il titolo la Monia Cantarella nel lancio del peso e avrebbe fatto la finale, la Coppa Europa per nazioni, certo. Quindi sarebbe un campionato europeo a squadre. Quindi sì, come diceva Vito, abbiamo atlete in grado di fare, ma soprattutto tra queste giovani ci sarà qualcuna giovani. Ancora non sappiamo quale, ma sicuramente qualcuna di loro passerà dal celeste all'azzurro. Beh, questo è un grande augurio, e anzi noi l'auguriamo a tutte di fare bene, perché credo che sia per loro una cosa importante. Allora, Michela Bonifazi, noi chiediamo di solito ai ragazzi e alle ragazze che si avvicinano adesso verso un'età importante, no? Età dove la scuola è importante, per voi, che lo sport per voi, ma anche, ecco, Michela, al di là dell'atletica, intanto che scuola fai? Io faccio il liceo scientifico. A Perugia? A Foligno. Ah già, a Foligno, tu sei Folignate, giusto. A Foligno, e oltre l'atletica qual è? C'hai un hobby particolare? Hai uno? Ma oltre all'atletica, mi piace un po', mi piace fare tutto. Certo, studiare è un grande impegno. Io ce la metto sempre tutta, ma cioè, vado abbastanza bene anche a scuola. Anche a scuola, certo. Difficile che non si trovi un atleta che non va bene a scuola. Questo è sempre stato così, che gli atleti che fanno atletica leggera soprattutto vanno bene a scuola. Ma non parlo adesso, ma anche nei tempi passati. Sì, sì, è vero. E comunque è molto difficile incastrare gli allenamenti con lo studio, ecco. Però ci si prova sempre. Esci qualche volta con le amiche? Ma sì, molto spesso. Pratichi un po' con le amicizie, sì. Ma certo, se uno ci tiene, trova il tempo di fare tutto. Di fare tutto, non è un problema. È vero. Questo è vero, Michela. Volevi aggiungere qualcosa su questa ragazza? Sì, volevo dire a queste ragazze, insomma, di continuare a sognare, perché veramente hanno un futuro davanti a loro nella vita, ma anche nello sport. Ma come appunto diceva Vito Medi, anche molti delle nostre ragazze poi si fanno strada anche nella vita, nelle attività professionali. Il nostro obiettivo è di poterle mettere in condizione di esprimersi al massimo nell'atletica leggera. Faccio un esempio: Gloria Guerrini si è laureata in 4 anni per in scienze biologiche, il dottorato ha cominciato, ha smesso, si è iscritta a medicina, si è laureata in 4 anni a medicina e adesso fa la specializzazione e gareggia quanto come prima. Perché io dico, l'atletica serve, come tutti gli sport individuali, a creare il carattere e a sapersi gestire il tempo durante il giorno e saper scegliere il momento dello studio e il momento dello sport, che è importante, che poi serve poi nella vita questo. Certamente. Allora, bene, quindi chiaramente Michela si continua a fare atletica. Sì, io voglio continuare ancora per molto e no, non riesco a immaginarmi un futuro senza atletica, veramente è una passione che... Questa è una bella dichiarazione.
Michela non la ferma nessuno, l'anno prossimo già ci ha promesso che farà il record regionale sulle siepi, assoluto. Bene. Allora, invece Erika, che scuola fai tu? Io frequento il liceo Scienze Umane a Perugia e è molto difficile conciliare le due cose, scuola e allenamento, però appunto con la voglia e la passione si fa tutto. Altro hobby, non necessariamente sportivo, Diciamo che la maggior parte delle ore, comunque delle giornate, le passo al campo, però anche a me comunque piace molto uscire, stare in compagnia e tutto. L'età, questo. Su questo non possiamo darvi torto, anzi, credo che sia auspicabile. Comunque ripartiamo da Elena Luneia, invece. Tu che classe fai? È il terzo anno al liceo classico. Marciano, dove vai? No, Todi. Ah, Todi. Già, è vero, Todi, giusto. E quindi ti alleni quante volte? Quattro volte a settimana. Quattro volte a settimana. Quindi, insomma, passi parecchio la tua giornata a Todi? Sì, però rimaniamo lì subito dopo scuola, così almeno è più semplice per ritornare a casa con gli orari, è più facile per organizzarsi. Per organizzarvi, sicuramente. Hobby per te? Suono il piano e niente, in generale mi piace anche uscire con gli amici. Quindi ti attrae anche la musica? Sì, un sacco. Che tipo di musica? Ma in generale studi ascolto... studi proprio musica anche? Sì, cioè no, solo pianoforte. Solo pianoforte? Sì. Vabbè, però insomma, vedi? Vabbè. Abbinare poi musica e sport è il massimo, no? Certo. Il massimo della goduria, per chi piace fare sport e poi suona il piano, il piano, qualsiasi strumento, sì, chiaramente. Sì. Qual è l'autore preferito tuo? Ma non lo so, no, non scelgo. Cioè, mi piace ascoltare. Ma che tipo di musica suoni? Io classica, ovviamente. Classica proprio? Beh, sì. Vabbè, allora qui ragazzi si sale molto, Brava Elena. Invece Alessia Tumarelli, che fa nella vita al di là dell'atletica? Frequento il quarto anno al liceo delle scienze umane a Assisi e... dicevo che frequento il quarto anno al liceo delle scienze umane ma la maggior parte del tempo, il pomeriggio, lo passo appunto allenamento al campo, mi alleno 4-5 volte. Certo. Sì. Musica invece per te com'è? Mi piace ascoltarla, ma non suono nessuno strumento. Non suoni, ma ti piace ascoltarla? Sì. Bene, e adesso passiamo invece ad Elena. Elena, dopo le litigate, tra virgolette, ovviamente con il padre durante l'allenamento, che fai a Spoleto? Intanto che scuola fai? Frequento l'istituto agrario a Santa Anatolia e niente, poi mi piace molto disegnare, è sempre stata la mia passione, ho suonato anche, però... Hai suonato? Sì. Che strumento? Il clarinetto. Clarinetto? Sì. Ma vedi un po' quante cose si scoprono di queste ragazze, tutte cose indubbiamente sì, che vi danno... creano la persona, la costruiscono, no? Il fatto, il carattere della persona, la passione e la bellezza appunto delle loro, anche del loro divertimento, questa è una cosa importante. Allora, Cecilia Castellani, classe? Quarto liceo scientifico tradizionale. A Foligno. E per te, parte no, mi dicevi, ti alleni quasi tutti i giorni, sì. E invece come hobby? Allora, oltre all'atletica, diciamo che ho svariati hobby, frequento anche il preaccademico del conservatorio di violino. Ah beh, tu addirittura vai al conservatorio? È il preaccademico, quindi sì. Faccio l'ultimo anno, però comunque... È una passione. Qual è lo strumento? Ah, violino. Il violino? Sì. Sì, anche la musica infatti è una mia grande passione oltre all'atletica. E poi mi piace uscire con i miei amici e
il sabato e la domenica, oltre alle gare, quando posso faccio anche scout con il mio gruppo del Foligno. Bene, brave. Sarebbe bello pianoforte, violino e clarinetto fare un terzetto, no? Ci vuole un po' per organizzare il pianoforte, ma il violino e il clarinetto è più facile trasportarlo. Allora, stiamo giungendo verso il termine di questa chiacchierata che abbiamo fatto con queste splendide ragazze dell'Arcus Perugia che si sono imposte, chiamiamola, nella finale B dei campionati italiani di atletica leggera, categoria allieve. È la conferma, hanno confermato quanto sia importante, quanto sia in stato avanzato l'atletica in Umbria e quanto è cresciuta anche, però non è un caso, io lo vedo anche nel tennis per esempio, anche il tennis sta ottenendo dei grandi risultati da 7-8 anni a questa parte e sono partiti al momento in cui i circoli, i maestri hanno cominciato a capire che la collaborazione poi alla fine, no Luigi, è quello che per forza deve aiutare a smuovere qualcosa, no? Certamente, perché l'atletica è uno sport di prestazione che queste ragazze fanno con tanta passione, tanta dedizione, e però appunto la collaborazione e il confronto tra noi tecnici sono proprio la leva di crescita. Quindi in Umbria ci sono delle belle sinergie che stiamo coltivando da anni e quindi questi risultati ci possono sicuramente rallegrare. Devo dire che sì, molto la collaborazione dei tecnici, la preparazione dei tecnici, l'impegno che mettono le ragazze, ma soprattutto anche la disponibilità delle famiglie di queste ragazze che credono in questo progetto, che ringrazio anche tutte le famiglie delle nostre atlete che sanno di mandare i loro ragazzi in un ambiente sano, con sani principi e soprattutto dove l'impegno per il miglioramento personale, non solo come atleta ma anche come persona, è messo sempre al primo posto. Le nostre attenzioni sono appunto per loro e quindi siamo in sinergia oltre che tra tecnici anche con le rispettive famiglie di queste atlete. Esattamente. Allora Vito, una battuta conclusiva, che dire, siamo per andare ancora più in alto, no? No, è importante rimanere, se ci riesce, in oro. Essendo una società non che ha grandissimi campioni, ma c'ha un livello medio alto, molto buono. Poi entrano i giovani. Riconfermare anche il risultato della Coppa Italia perché è indicativo degli atleti che fanno i campionati italiani. Stiamo puntando, se non stanno, ma non andranno, non nel prossimo anno, l'altro, a andare in finale il campionato Under 23. Perché abbiamo tutte queste giovani, per ciò che comprendono le junior e le promesse, e abbiamo una bella schiera di atlete. Quindi non finisce mai? No, ormai l'atletica non finisce mai, e ci vogliono sempre degli stimoli, ci vogliono. Certo. A livello nazionale? A livello nazionale siamo oramai conosciutissimi. Sì, ci conosco. Cominciano anche a temerci, no? Bene. Allora, io vi ricordo che Sport Incontri va dal lunedì al venerdì, dal 23 al 24 va in onda sul canale 11 di Teleradio Gubbio. Il sabato invece iniziamo alle 22.30 fino alle 24. La replica del sabato va la domenica alle ore 14, sempre sul canale 11. Invece le repliche dal lunedì al venerdì vanno alle ore, il giorno successivo ovviamente alla prima messa in onda, vanno alle ore 13.30 sul canale 111, poi torniamo sul canale 11 alle 18.20. Collegandosi con www.trgmedia.it potete accedere allo streaming durante la messa in onda e poi potete però anche a distanza di tempo rivedere la vostra trasmissione. La nostra pagina Facebook è sempre attiva, basta che vi collegate con Sport e Incontri, con la E ovviamente, Sport e Incontri, la E commerciale cosiddetta. E io ringrazio le ragazze dell'Arcus Perugia, Vito Medi e Luigi Esposito, due figure carismatiche dell'atletica regionale, ma io non dico solo regionale, oramai anche dell'atletica nazionale. Grazie e buonanotte a tutti.